Ben ritrovati con l'informazione del TG della scuola. La prima notizia di oggi arriva da Terlizzi, polo liceale Silos Fiore. Parlare di Santa, prima vittima di stalking in Italia. Rosa Maria Scorese ha incantato la platea di studenti straordinariamente silenziosi, commossi partecipi, svelando il profilo di sua sorella, una 23enne vulcanica milanista, sorcina sportiva che sognava di diventare medico e di partire in missione, invece ha incrociato la morte per mano di un giovane squilibrato. Intense le clip del docufilm di Alessandro Piva, Santa Subito, proiettati in anteprima, uscirà nelle sale cinematografiche la prossima settimana. Utili le raccomandazioni di Riccarda Sinisi, psicologa presso il Centro Antiviolenza Riscoprirsi. Bravi gli studenti della seconda AES e Letizia Lauta della quarta BSU per le performance musicali e coreutiche. L'incontro, organizzato in collaborazione con la FIDAPA di Terlizzi e il CAV del distretto, moderato dall'eccellente Elvira Zaccagnino, ha aiutato i ragazzi a ripensare e a riscrivere la grammatica delle relazioni. Ha aggiunto un nuovo tassello ai percorsi di promozione della cittadinanza attiva, responsabile e consapevole promossi dall'Istituto. Grazie di esserci, l'esclamazione finale dei ragazzi pronunciata con la voce rotta dall'emozione mentre consegnavano ai relatori un omaggio floreale, segno che l'incontro ha centrato l'obiettivo. Un grazie speciale al dirigente scolastico Anna Allegretta, Franca Maria Lorusso, Tiziana Caldarola e Luciana Vendola, che con grande passione e professionalità hanno promosso e coordinato l'incontro. E noi eravamo lì con le nostre telecamere e questo è il nostro servizio. Sono la presidente della sezione FIDAPA di Terlizzi, un'associazione che si occupa di promuovere e valorizzare le donne in tutti i suoi aspetti, soprattutto nelle arti, professioni e affari, adoperandosi per rimuovere tutti gli ostacoli che possono impedirne la piena realizzazione. Abbiamo voluto condividere questa giornata con gli alunni del liceo perché ci è sembrato opportuno informare e formare le nuove leve su quelli che sono i loro diritti a proposito dell'appropriazione del proprio corpo e la presa di coscienza che mai nessuna persona e meno che mai nessun uomo deve attentare alla loro vita. Stamattina con grande gioia siamo qui al Polo Liceale di Terlizzi per portare Santa, per raccontare Santa, che è mia sorella, che è una vittima di femminicidio, considerata, diciamo, la prima vittima ufficiale pugliese, ma anche una serva di Dio. Serva di Dio vuol dire che per lei è in corso un processo di beatificazione con la motivazione del presunto martirio e poi il femminicidio. O mia o di nessuno, e nemmeno di Dio, diceva, le scriveva colui che sarebbe stato il suo assassino. E in realtà però Santa ha risposto con la totale donazione di se stessa a Dio, confidando al suo padre spirituale questo messaggio, questo pensiero: sappi che qualunque cosa mi succeda, io ho scelto Dio. Santa è un esempio di autodeterminazione delle donne che oggi più che mai deve essere un messaggio, una volontà grande da trasmettere assolutamente ai ragazzi e alle ragazze che sono il presente ma saranno anche il futuro di un paese che deve assolutamente cambiare. Tra l'altro in questi giorni, diciamo, siamo molto lieti di poter evidenziare il fatto che si è posta ancora più attenzione, dopo tanto aver camminato e seminato, e non smetteremo mai di camminare con lei accanto e con lei nel cuore, ci pregiamo, insomma, di poter presentare il docufilm che ha vinto il Festival del Cinema di Roma e che è Santa Subito di Alessandro Piva. Una vittoria inaspettata perché ha vinto il premio del pubblico, l'unico
premio del festival e che quindi necessita, diciamo, di essere vissuto, compartecipato per apprezzarne lo sguardo che Alessandro Piva ha dato a 360 gradi sulla figura di Santa Scorese. Tra l'altro il messaggio che si vuol portare alle donne che come Santa, insomma, sono state vittime o sono vittime di qualsiasi tipo di violenza, che sia fisica, psicologica, economica, è quello che ovviamente c'è sempre innanzitutto qualcuno a cui ci si può rivolgere, che le istituzioni sono diciamo ormai pronte, anche se di cammino ce n'è tanto da fare, ma pronte a far compiere dei percorsi abbracciando e considerando molto più di prima i problemi e senza minimizzare, o quantomeno si spera. Il messaggio ulteriore è anche per tutti coloro che rimangono dopo una tragedia del genere. Infatti Santa Subito è dedicato a chi deve sopravvivere, alle donne comunque vittime di violenza. Si vuol far intendere, si vuole lanciare soprattutto l'idea che non si è mai soli e che quindi denunciare, ricorrere ai centri antiviolenza, alle associazioni, non tacere, soprattutto per esempio nelle scuole, si hanno dei riferimenti forti ormai, ci sono gli sportelli, ci sono i riferimenti dei centri stessi antiviolenza, gli insegnanti, educatori in genere, che comunque continuano ad essere formati anche attraverso un format come quello di oggi. Oggi al Polo Liceale celebriamo la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Abbiamo l'onore di ospitare nel nostro auditorium la sorella di Santa Scorese, una vittima illustre di quello che oggi chiamiamo femminicidio. Abbiamo una popolazione scolastica prevalentemente femminile, ma il messaggio è rivolto anche ai nostri studenti di sesso maschile, quindi è diventato un problema sociale che non possiamo ignorare. Il centro antiviolenza Riscoprirsi è attivo nell'ambito di Corato Rubo Terlizzi da circa 5 anni e abbiamo sportelli in tutti e tre i comuni. I servizi offerti dal centro antiviolenza sono innanzitutto un servizio di ascolto e sostegno alla vittima di violenza, oltre ad offrire consulenza legale sia in ambito civile che in ambito penale e sostegno psicologico. Una donna può rivolgersi al centro antiviolenza a prescindere dal fatto che abbia denunciato o meno l'autore di violenza e nel momento in cui si rivolge al nostro centro non è obbligata assolutamente a denunciare, in quanto il centro antiviolenza Riscoprirsi crede nell'autodeterminazione della donna, per cui anche quella della denuncia deve essere una scelta consapevole da parte della donna vittima di violenza. Thank you.